si deve costituisce nel verbale. Assolutamente no, non si redige verbale questa mattina, non si redige verbale, voi bloccate i lavori così come avete fatto da testa, perché altrimenti creiamo disordine pubblico oggi. Quindi decidete voi. Procedimento. Stesso procedimento, punto, fate la sospensione, così come lei, accaduto, come ce lo sta dicendo, come sta chiedendo lei, è una cosa che sta dicendo lei, ne? Sì, lo dico, noi stiamo dicendo noi siamo funzionari autorizzati. Anche io sono un deputato della Repubblica e mi oppongo a questa cosa, quest'oggi ho occupato dei deputati della Repubblica, quindi voi non fate assolutamente nulla. Noi abbiamo la necessità di eseguire il decreto che ci è stato rilasciato, quindi metterci sui fondi regolarmente come stabilito dal decreto che le è stato modificato. Il decreto che lei dice è un atto non... È un atto che contiene un falso. Perché le pubblicazioni sono state dichiarate illegittime tramite una sentenza uscita a Lanciano. Quindi quando? Questo lo sapete, questo lo chiedete con Paletti da là. Oggi andiamo a finire male. No, voi oggi dovete andare via da qua. Ve ne andate, per Dio. Ve ne dovete andare. Devi alzare il culo e spostarlo dall'altra parte del fiume. Lo devi, te ne devi andare. Vattene da sopra la mia proprietà, te ne vai adesso, okay, se ne va adesso, forza. Creiamo disordine pubblico, casa. Se non se ne vanno, li spingiamo noi. Uscire da questo terreno adesso! Dovete uscire! Si può sospendere? Se voi picchiettate il terreno oggi, prendete possesso del terreno, quindi non ci raccontiamo minchiate che facciamo l'incontro oggi pomeriggio, perché queste sono cazzate che lei sta raccontando oggi qui! Sono cazzate! Terna non accetta delega con diffida, lo dovete sapere, oggi non accettano la delega con la diffida e sono arrivati sul nostro territorio, non accettano delega con diffida, non accettano nulla. Domanda perché andavi nascosto allora, perché sei andati nascosto? Sono entrati di nascosto sul terreno senza avvisarci, sono entrati di nascosto, hanno parcheggiato le macchine dietro di loro. Non sto parlando di cittadini, venga qui, vergognarsi, via, via! Parcheggiato le loro macchine dietro i piloni, sono entrati qui anziché avvisarci, hanno iniziato a lavorare per conto loro, lavorano nell'illegalità, oggi Terna lavora nell'illegalità, questo è Terna, i cittadini italiani lo devono sapere che cosa fanno. L'atteggiamento dei funzionari è veramente indecente, non si rispetta qual è la volontà del proprietario del territorio che non vuole cedere il proprio terreno a Terna. Pensate se invece di un parlamentare avessero trovato un cittadino da solo. È questo il Movimento 5 Stelle, facciamo quadrato intorno ai cittadini. Benissimo, allora educatamente lei ce lo riferisce, noi vediamo se è giusto. Uscite da dove siete entrati. Guarda, lei non me lo sa. Manco io da lei, che è un pentito.